Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Vi presento un attimo che cos'è l'associazione The Cube. The Cube è un'associazione composta da ragazzi. L'obiettivo è quello di creare una community che supporti i giovani e tutti coloro che hanno un'idea di impresa a portarla avanti. Assieme a The Cube ci sono altri due laboratori. Francesca Gatti, che è qui, rappresenta il laboratorio BioBang. Andrea Giordano, che mi ha chiamato questa mattina per scusarsi che non può essere qua, rappresenta un altro laboratorio che si chiama i Project Lab. Questi altri due laboratori, come The Cube, vogliono supportare sempre le idee dei ragazzi tramite questa community, che è, diciamo, di taglio trasversale, e ognuno dei tre laboratori è verticale su tre tematiche differenti: The Cube, ICT Ingegneria, BioBang, Bio e Nanotecnologie, ai Project Lab su tutta la parte cultura, ambiente e territorio. Tutte le iniziative che stiamo sviluppando le stiamo sviluppando in sinergia per dare comunque opportunità di creare quella contaminazione che tra studenti non c'è. Vi presento un attimo il programma di oggi, molto brevemente, così poi passo la parola a tutti gli altri. Qual è il problema? Molte volte ci sono ragazzi che hanno idee assurde, fantastiche, soltanto che hanno la difficoltà, quella di essere da soli. Ci sono ragazzi che hanno idee, ci sono ragazzi a cui mancano i mezzi per realizzarle, ci sono ragazzi che hanno dei mezzi per realizzarle, però poco tempo o, diciamo, il collaboratore che li supporti. Quello che vorremmo fare noi è questo: creare una community, sviluppare un po' di rumore, far sì comunque che anche Lecce venga conosciuta per le start-up e per i giovani in gamba che ci sono. Questo nasce da un'esperienza fatta all'estero, dove siamo stati in Francia con il mio collega, una spin-off che si chiama MRS, e gli hanno detto: ah, Lecce è fantastica, where is? Near Milan? No, Lecce è al sud Italia, e anche al sud Italia ci sono persone in gamba. Cos'è il laboratorio dal basso Startup Just Do It? È un laboratorio fatto dall'esperienza di 2 anni maturata insieme a Principi Attivi. Noi Principi Attivi nel 2010 l'abbiamo vinto. Poi però abbiamo dovuto cimentarci noi su tanti mezzi, studiare e realizzare poi tante tappe che ci sono servite. E abbiamo detto: ma perché non possiamo fare qualcosa, uno strumento per supportare tutti questi ragazzi che nascono da Principi Attivi e aiutarli con un po' di formazione specifica proprio sul tema startup? Così abbiamo sviluppato un po' questa roadmap. La roadmap è composta da 10 tappe. Ogni tappa ha, diciamo, un obiettivo. Il primo, tutto a che fare con il team. Team building, team management, gestione del tempo, leadership e altro. La seconda tappa, proprietà intellettuale. La terza tappa, legal and contracts. Ma io devo fare un'associazione, devo fare una spin-off, devo fare un SRL, che sono ste cose? Come posso contrattualizzare? Boh, ci sarà quel modulo. Quarto modulo, analisi di mercato. Quanto è grande il mio mercato? Quando mi fanno questa domanda, che gli devo dire? Business model, come definire un modello, un processo che mi porti effettivamente a rendere questo modello sostenibile, questo modello di impresa? Business process, come dal business model riesco a definire i processi della mia azienda? Financial analysis, ad ogni processo quanto mi costa, quanto mi porta dietro? Come riesco a far fruttare, a rendere sostenibile la mia impresa? Business plan, direttamente con un investitore che ti dice: questi sono i business plan, questi sono gli errori che si commettono, quindi se volete migliorare imparate a scrivere questo business plan. Investor package, una presentazione, 10 slide, 10, che ti permettono di rompere il ghiaccio con l'investitore. Qualcuno qua è già formato abbastanza su questo aspetto. E l'ultimo punto invece sarà una testimonianza di fundraising con chi la startup l'ha fatta, ha avuto anche molto successo in America, e quindi lui è di Bari, e avremo l'opportunità di averlo qui ospite. Vi presento in merito alla tappa di oggi: team management, tutto a che fare con il team, la gestione del team, specialmente quando hai delle consegne da fare, la differenza tra leadership e management, e per questa occasione abbiamo la dottoressa Erbi. La dottoressa Erbi viene da Roma, sarà qui oggi e domani. Lei è laureata in psicologia, ha fatto diversi master in coaching e advanced coaching, lavora per G Group o ha lavorato per G Group e ha diverse aziende per cui ha prestato consulenza su questo tema.
In ultimo, alcune informazioni di dettaglio. Per rendere il laboratorio fruibile da tutti, ci siamo inventati lo strumento del Twitter per mettere in comunicazione chi lo segue da casa, per mettere in comunicazione chi segue da casa con il docente. Quindi su laboratoridalbasso.it sarà possibile seguire la diretta streaming. Però vi chiedo di utilizzare l'hashtag LDB Startup per interagire direttamente con la classe, oppure @de_cube. Ringrazio tutti i partner, in particolar modo Arti, Regione Puglia, Bollenti Spiriti, che ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa e rappresentano i nostri partner istituzionali, l'Università del Salento, l'Associazione Innovars e gli altri due laboratori dal basso, che sono i nostri partner organizzativi, e tutta la parte media, da 0DD a Ingegnart fino a Radio Wow, che è qui e si occuperà di tutta la diffusione. Tutti gli eventi saranno su Facebook Event, Eventbrite e MeshAgree. Vi chiedo la cortesia di registrarvi sempre su Eventbrite e poi ai fini logistici mi servirà sempre una firma sul foglio presenza che sarà all'ingresso. Questo per, diciamo, dare riconoscimento delle presenze che ci sono in aula per questi laboratori. Questi sono i nostri contatti. Se volete, avete voglia di restare in contatto con noi, vi chiedo di registrarvi a thecube.eu, alla newsletter. Potrete anche scriverci su info@thecube.eu. Tutto il materiale didattico sarà disponibile su SlideShare. Ci saranno queste slide, ci saranno le slide del docente, ogni tanto ci sono delle slide di interventi fatti in altre occasioni. E in più per Twitter e Facebook sono già attive la pagina e il link. Domande? Tutto chiaro. Passo la parola a Domenico, che è qui, diciamo, come portavoce dell'Arti per presentare questo laboratorio. Grazie a tutti. Grazie Salvatore, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei tre referenti di questa iniziativa, per l'appunto, che si chiama Laboratori dal Basso. Sono qui giusto per innanzitutto darvi il benvenuto e fa piacere vedere l'aula bella piena, quindi sintomo che comunque c'è voglia di apprendere su queste tematiche. E vorrei descrivervi brevemente quella che è l'iniziativa, in cosa consiste nel caso in cui qualcuno di voi non la conoscesse. Laboratori dal Basso è un'iniziativa nata, se vogliamo, dopo quella di maggior successo che è stata Principi Attivi, un'iniziativa che vuol dar seguito a tutte le iniziative, le giovani realtà pugliesi che sono nate con e senza Principi Attivi, e vuole dare supporto a tutte le giovani realtà pugliesi, quindi associazioni, microimprese. Obiettivo quindi è supportarle dando loro la possibilità di crescere. Crescere non fornendo un supporto di tipo economico, finanziario, ma dando loro la possibilità di apprendere e quindi di formarsi per meglio fare impresa, quindi un apprendimento finalizzato all'imprendere. Quello che facciamo con Laboratori dal Basso è sostanzialmente fornire una cassetta degli attrezzi in mano alle giovani realtà pugliesi, che così facendo possono creare sulla base dei propri bisogni di apprendimento dei veri e propri percorsi di formazione. Quindi stabilendo le tematiche, quindi cosa approfondire, stabilendo da chi approfondirle, quindi identificando i migliori docenti che possono essere professori universitari, quindi accademici, ma anche imprenditori. Quindi chi meglio delle giovani realtà che già operano in un settore, chi meglio di loro conosce quel settore, conosce i migliori player di quel settore, quindi i migliori professionisti di quel settore. Scusate, quindi obiettivo è dar la possibilità ai giovani, alle giovani realtà pugliesi di formarsi identificando il cosa, da chi e anche identificando le varie modalità formative. Quindi ci possono essere lezioni frontali piuttosto che workshop, lavori di gruppo. Laboratori dal Basso si divide in tre azioni, per l'appunto laboratori e testimonianze. I laboratori sono quelli che vi ho appena descritto, le testimonianze sono degli incontri brevi, degli one shot con relatori che hanno fatto qualcosa di eccellente nel campo dell'imprenditoria e dell'innovazione, che quindi vengono qui sul territorio pugliese a portare la propria esperienza, quindi un'azione di disseminazione, di contaminazione.
per capire come altri hanno fatto un percorso di eccellenza. E poi c'è una terza iniziativa che è quella di mentoring, che al momento è l'unica attiva. Diciamo che laboratori dal basso, laboratori e testimonianze sono due iniziative che sono state, si sono concluse il 30 di giugno, al momento è attiva solo l'iniziativa di mentoring. Mentoring è un programma di affiancamento in cui un mentor senior, quindi una persona che ha esperienza in un determinato settore, affianca e quindi condivide la propria conoscenza, la propria rete di relazioni con una giovane realtà, quindi una giovane startup, una giovane associazione, in un percorso per l'appunto strutturato in cui insieme si decide i temi di questo affiancamento e quali sono gli obiettivi. Sempre un approccio dal basso. Se volete informazioni su tutte le iniziative di Laboratorio dal Basso, io mi fermo qui per circa una mezz'oretta, oppure comunque vi invito a consultare il nostro sito internet laboratoriodalbasso.it, siamo presenti anche su Facebook, oppure potete scriverci una mail. Io vi ringrazio per essere qui, vi auguro un buon corso, ringrazio naturalmente Salvatore e l'associazione The Cube per aver organizzato questo corso e naturalmente anche la docente dottoressa Erbi per essere qui. Buon corso e... enjoy. Allora, passo la parola alla docente, la dottoressa Francesca Erbi. Adesso a lei le chiavi in mano della classe, perciò tutto ciò che dice lei è ordine. Grazie. No, penso di essere già giusto, amplificata. Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Francesca Erbi, avrei piacere che mi chiamaste Francesca. E staremo insieme questo pomeriggio e domani mattina. Staremo insieme e svolgeremo questo laboratorio usando una metodologia coaching oriented. Vi farò tante domande, così come nello spirito dei coach. Vi chiederò tanta partecipazione, vi farò anche un po' giocare, magari divertire. Queste, diciamo così, le tematiche che andremo ad affrontare le potrete vedere da due punti di vista, da un punto di vista individuale e aziendale. Quindi quando parleremo di leadership e quando parleremo di management potrete considerare questo dal punto di vista di uno sviluppo di leadership aziendale, ma anche della vostra leadership personale. Stessa cosa per quanto riguarda gli strumenti di management che andremo a verificare. Allora, andremo a parlare quindi essenzialmente, come prima cosa, dopo aver fatto un piccolo gioco insieme, della differenza tra leadership e management. Vengono spesso confusi come termini, sono ben differenti e differenti sono le azioni che devono essere messe in atto. Dopodiché cominceremo a parlare della gestione delle risorse umane, vedremo quelli che possono essere degli strumenti. Parleremo di gestione del tempo, parleremo di motivazione, parleremo di comunicazione e cercheremo di farlo sempre insieme con questa modalità particolarmente interattiva. Allora, la prima cosa è appunto questo gioco. Vi invito a giocare, a scegliervi in sei squadre, in sei gruppi. Non è tanto una competizione, non questa che faremo adesso. Quindi sceglietevi anche tra persone che appunto non hanno mai avuto modo di lavorare insieme, di conoscervi. Dovete formare sei gruppi, quindi più o meno di 10 persone ciascuno. Sceglietevi. Sì, potete fare per localizzazione geografica, certo, potete scegliere voi la modalità di scelta. Ok, all'interno di ciascun gruppo... Vi siete scelti? Ok, poi dopo vi dovrete mettere un po' vicini per fare il lavoro insieme. Però allora, all'interno di ciascun gruppo vi chiedo di scegliere un leader. D'amblée, subito, così, la persona più spregiudicata, più estroversa, o forse quella più introversa, che vuole sperimentarsi. Vi siete scelti? I leader si alzino in piedi e vengano a me. Ah, ok. Li posso portare fuori per fare il brief? Li posso portare fuori per fare il brief? No. Uno. Grazie.
Allora, per adesso ho un leader, ne mancano due, venite qua, dobbiamo uscire un attimo dalla stanza, gli altri evitino di lanciarsi la carta, scherzo. Allora, uno, due, tre, ne mancano altri tre, quanti gruppi avete fatto? Sei? Un po' piccolino, siamo in 3, 5, 6. Se qualcun altro si vuole unire. Noi siamo in 5, quanti altri 5 ne posso avere? Sì, beh, se siamo circa 60. Chi vuole stare? Scusate, identifichiamo. Mi mancano un po' di persone. Allora, scusate, quanti gruppi avete fatto? Allora, voi siete un gruppo. Ok, e mancano un po' di persone, abbiamo detto magari vediamo poi di là. C'è un altro gruppo, avete già il vostro leader, è già tra noi, ok. Di là è, ed è qua, ok. Lì, voi due venite qua da loro, che sono pochini, quindi vi unite a questo gruppo. Qua, ok, è già, ho qua le persone, quindi sono quattro. E di là in fondo? Voi siete un gruppo, avete individuato il leader, individuatelo. Dai, dai, individuatelo. Buttatevi. Non mordo, eh. Dai, dai, non è impegnativo. Voi avete fatto un gruppo? Siete tutti insieme? Un gruppo grande, qualcuno forse andrà qua. Così. Allora questo leader faccio io, scelgo io. Siccome il mio colore preferito è rosso, scelgo te. Ok, ci siamo. Ah, va bene. Va bene. Allora, cominciate a pensare che l'ambientazione di questo gioco è una giungla. Dico solo questo. Usciamo.
Allora no, ne devo prendere una alla volta, se no faccio danni. Cavoli, non si tagliano bene. Allora, tieni. Grazie. Adesso lo batto. Francesca, perfetto. Dopo, aiuto, dopo scriverai quello che ne so, ho individuato 2 manager, 3 manager, eccetera, loro fanno questo, io faccio questo. Ecco qua. Adesso lo chiedo. Io resto vaga appositamente in certe cose, poi però giro e cioè, non li lascio in panne. Tanti, se qualcuno vuole andare ad aiutare quell'altro gruppo che sono un po' più... Allora, c'è un po' a lui. Grazie. Mi hai dato anche il pennarello? No. Delle frasi particolari che vi colpiscono, tipo adesso, grazie, tipo adesso io ho sentito, ma ci deve interessare per forza, quindi motivazione. Annotare magari delle frasi che vi colpiscono, che sono relative a perplessità, che ne so, appunto io adesso ho sentito, ma ci deve interessare per forza. Negativo o solamente quelle che limitano magari il lavoro? No, senza scremature, che vi colpiscono in qualche modo, tanto possono essere positive o negative. Ok, ok. Noi ci serve una persona in più, giusto? Chiaro. Giriamo da un gruppo all'altro. Ok. Sì. Da questo partiamo e io vi dirò seconda delle vostre competenze. Arriveranno in questa giungla, devono farsi una vacanza, vogliono fare un percorso all'interno della giungla, quindi noi poi
di loro ci interessa ben poco, tutto sommato, perché alla fine arrivati, se sono atterrati per i saldi, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A volte, per esempio, magari io sono laureata in una cosa, però non lo so, posso occuparmi della parte. Facciamo un elenco di azioni che sviluppato. Un elenco di azioni che abbiamo fatto. Così capiamo un pochino a coprire con le altre. Allora, io direi di sboscare. Io direi no, prima di sboscare vedrei intanto l'area più apposita. In termini di riduzione di costi e in termini di riduzione della popolazione, favore della popolazione e di favore del territorio. Vado io. C'è chi tiene il tempo? Quindi noi dobbiamo finire con 4:10. 4 meno 25. Da una ventina di più. Adesso? No, perché? Senza limitazioni, è stato bene. Economiche? Risolvere la foto con il personale, i soldi,
chi mette la firma? Devo posto con Manuel, ma devo stare gli ordini. Vi potete mettere anche qua, così potete partecipare di più. Ok. Ok. Niente.
stadio, all'entrata ho visto che c'è scritto per la richiesta, ma poi domani verranno rilasciati domani stesso. Non lo so, devi chiedere a qualcuno dell'organizzazione, io sono esterna. Quel ragazzo, sì. Magari dopo, durante la pausa. Ok, se vuoi puoi anche girare negli altri, io sto dando un po' il cambio anche agli altri in modo da vedere le dinamiche. Una cosa più leggiamo dalla burocrazia, tutto bene, si vede sto in Italia. Perché non facciamo un prevede tipo questi tempi, non dormono. Vabbè, sì, sì, la persona deve lavorare per fare. Quindi se per gli operai sia per gli operai che sono un giorno, se per gli operai sì, sì, sì. Poi facciamo la parte amministrativa per capire come stanno andando tutte le spese. Thank you.
occupare di questo. Allora, per il fatto che il Salvatore pensava che trattato si raggiunga a occuparsi di un'altra democrazia, forse non sia così necessario, possiamo togliere la parola della comunità, se riesco a occuparci di un'altra. Tu ci hai detto anche che tipo di autorizzazioni ambientali, cose che potevano dare per scontato. Me l'ha detto lui. Avete 5 minuti? Bene, bene. Hanno tutti stili diversi. Come inizio, perfetto. Sì. Ho detto un problema del basso operativo, ho subito a fare le cose. È giusto, è così che deve essere fatta. Che serve dire parole, no? Vedi che loro le sanno già fare le cose, basta tirargliele fuori. Io faccio così anche con le aziende, su qualsiasi argomento. Loro ti dico un attimo l'obbligo. Sì. Allora, in alcuni casi sono informati sul web, i tipi di riporto. Volevano partire dalla scelta studio del paese, non è partito con le competenze di tutte le persone, solo sono partiti con le attività. Facciamo questo, cioè però non sono partiti con scienze. Sì, anche qua c'è stato detto questo. Doppia scelta sulla nomenclatura, lo stava chiamando costruzione, ha detto no, chiamiamolo esecuzione, e abbiamo avuto, ha tirato una barra che ha detto anche esecuzione.
è stato in alcuni parti ignorato il contesto, perché partiamo dalla burocrazia, bisogna fare una gara d'appalto. Queste cose teniamole per dopo, questa è una cosa del leader, diciamo, incentiva le ragazze a tenersi questa cosa qua. Delegare, possiamo delegare le aziende all'entità di lavoro? Attenzione sugli operai. È stata una visione che ha tirato fuori la ragazza, la donna che è nella presenza del gruppo, in particolar modo su tutta la parte di alloggi e quant'altro. Carino. Bravi. Gatti che anche loro sembrano che sono questi qua in mezzo? Esatto, cioè hanno tutto mappato, poi sono definiti inizialmente i ruoli, però stanno ridefinendo insieme anche le attività. Esatto. E stanno l'hanno divisa in due parti, una sulla una parte progettuale da fare e una parte di gestione, come modo. E poi sotto loro sopra che sono molto organizzati, loro ci sono, sono i manager. Loro sono andati e ho detto, cavoli, ma infatti il leader che è stato scelto che competenze ha? Lui è un chimico, ma sta lavorando in una startup. Ecco, comunque, bravo, volevo parlare con i manager. L'ho visto, cioè, no, fantastico. Ma questo, loro non avevo informato gli altri ragazzi, infatti a un certo punto sono già fatto, ma il nostro manager dov'è? Figo, sì, l'ho visto, l'ho visto. Questi sono i miei appunti. Qua invece è un gruppo molto grande, alcune persone sono proprio state lasciate da una parte, quindi comunque, cioè, quelle risorse, perché non usarle? E quindi, vabbè, queste ragazze non hanno proprio avuto modo, un po' per la dislocazione geografica, però non sono... Qua si stanno dividendo i compiti, però lui è un operativo. Avete pochissimi minuti, 2 minuti e chiudiamo i lavori. Come? Più recupero, no. Ciao, ci vediamo, ciao. Hai sempre il microfono aperto? Ah, certo, sì. Thank you.
Grazie. Allora io farei prima presentare e poi dopo sentiamo i nostri... Grazie. Ecco lei. No, invece tu devi... Allora, il tempo è finito. Allora, tu sei qua perché vuoi fare la prima presentazione? Bene, bene. Allora, devi farla col microfono. Allora, ci siete ragazzi? Ok, allora cominciamo con la presentazione, quindi il primo gruppo ci presenta il suo lavoro. Mi permetti di prendere nota mentre tu parli? Presenta alla platea il vostro lavoro. Ciao a tutti, sono Marco e il nostro gruppo ha cercato di capire come riuscire a consegnare questo eliporto in un mese, visti con quei dati di partenza che c'erano stati assegnati. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata di capire che cosa c'era da fare, quindi quali erano i task. Adesso faccio una presentazione magari generale o vuoi che dico già quali sono i task? Vabbè. No. Quindi prima cosa abbiamo cercato di capire quali erano i task. Poi abbiamo cercato di capire chi poteva fare questi task, nel senso che poteva occuparsi della gestione, essere diciamo, il manager di quell'area e prendersi la responsabilità di questi settori. E poi abbiamo cercato di capire quanto tempo occorreva per ciascuna delle attività e cercare di far stare tutto in un mese e capire come fare, ecco questo. E quindi l'ultimo passo è stato fare un Gantt che potesse diciamo, dare un'idea di come in un mese fare arrivare da zero alla consegna. Okay. Allora, quindi per la prima parte in cui abbiamo capito che cosa c'era da fare, abbiamo individuato tre macro aree che sono di progettazione, poi costruzione, esecuzione e gestione e controllo. Per la progettazione abbiamo stabilito che c'era la scelta del luogo, data l'isola, capire qual era una buona posizione dove mettere l'eliporto, occuparsi dell'architettura, dell'ingegneria e poi di logistica e collegamenti. Per quanto riguarda la parte più esecutiva di costruzione, invece, sicuramente opere di cantierizzazione e di sboscamento per predisporre l'area, costruzione vera e propria, quindi scavi, fondamenta, pista, edifici, annessi, impianti e telecomunicazione. E invece per la macro area di gestione e controllo c'era un'area di risorse umane impegnata a capire proprio sul posto chi si occupasse delle cose e risolvere tutti i vari problemi e necessità, e un'area di controllo per capire che okay, sì, abbiamo risorse limitate, però vediamo ecco, sul momento di capire chi riesce a seguire come dividerle meglio per evitare sprechi o
mala gestione in generale. Avete individuato dei manager su queste aree? Sì, allora ognuna di queste aree qui ha un manager che a seconda, diciamo, delle propensioni personali o di quello degli interessi cerca di occuparsene. Quindi te le dico per ognuno? No, va bene, quindi abbiamo diviso questo metodo. L'ultima parte è stata quella dei tempi, quindi visto che ci è stato dato il vincolo dei 30 giorni, abbiamo capito che okay, cerchiamo di fare un Gantt o una programmazione per vedere come si può arrivare da 0 a 30 giorni con questa attività, quanto tempo possiamo permetterci di dedicare a ognuna e se ci stiamo dentro. Quindi abbiamo detto ok, partiamo dal tempo zero con progettazione, sicuramente in una decina di giorni abbiamo preventivato, secondo diciamo, le esperienze e più o meno il background di ognuna, che era quello il tempo. Parallelamente si può cominciare con le risorse umane, capire chi fa le cose, operai e tutto bla bla, e verso gli ultimi giorni di progettazione, che già siano chiare un po' di cose, si può cominciare a predisporre il terreno. Quindi diciamo dal settimo di progettazione partono gli approvvigionamenti e tutte le opere di disboscamento e tutto. 20 giorni di costruzione, arriviamo al 29esimo, gli ultimi due giorni per consegna, collaudo e pulizie generali. Questo. Grazie. Grazie a te. E dopo lo appendiamo. Grazie. Il prossimo gruppo che vuole presentare, vuoi presentare tu? Allora, salve. Ciao a tutti, io sono Paolo. Va bene, noi abbiamo inteso il task con una, diciamo, grossa fase di progettazione, un avvio dei lavori nell'ultima settimana, il task che era costruire l'eliporto, come tutti sapete, nella giungla. Quindi la prima fase del nostro lavoro è stata sostanzialmente un'individuazione delle competenze. In realtà sono stati scelti dei manager per le loro spiccate qualità manageriali che hanno controllato anche in questo caso da noi tre gruppi di lavoro fondamentali. Il primo di progettazione e costruzione, il secondo che si occupava dell'area commerciale ed eventualmente delle operazioni di marketing per pubblicizzare, non pubblicizzare da un punto di vista commerciale, ma semplicemente avere contatto con l'utente del nostro prodotto. Il terzo era il nostro ufficio legale e di rapporto col territorio, visto che eravamo convinti che avremmo potuto incontrare magari delle resistenze sul territorio e comunque avere un bisogno di un tessuto legale forte per poter supportare effettivamente la fase di approvvigionamento di risorse e anche la fase di costruzione. Il primo, diciamo, abbiamo avuto un primo momento dirigenziale in cui ho parlato con i manager, ho sentito le loro richieste, ho dato le mie indicazioni e ci siamo divisi in gruppo. Quindi poi i tre gruppi hanno lavorato autonomamente producendo in una seconda fase dei piani. Abbiamo avuto una fase di pianificazione intermedia insieme, stilando anche noi una sorta di Gantt, lo devo descrivere, vabbè, diciamo una fase di pianificazione del lavoro e del tempo necessario per farlo. E abbiamo anche avuto, purtroppo brevissima, ma una terza fase in cui, dopo essere tornati nei loro gruppi manager a seguito della pianificazione comune, hanno potuto dare un feedback al loro gruppo di lavoro ed eventualmente fare delle integrazioni poi prima dell'avvio effettivamente della prima settimana di lavori. Perfetto, grazie. Un altro gruppo? Io vado senza. Vuoi senza? Sì, sì. Preferisci? No, però, ah no, sempre serve per lo stesso. Ah. Ok, come l'hanno detto. Ok, allora, ciao a tutti, io sono Francesco. Il mio gruppo è stato ecocompatibile e assolutamente propositivo. Anche noi ci siamo attestati nella scelta prima di un manager che in qualche modo tenesse le redini con gli altri
con gli altri uffici, abbiamo dato per scontato un pochino i tempi, quindi eravamo abbastanza convinti di potercela fare in quello che erano i 30 giorni e quindi l'analisi è stata piuttosto tecnica, quindi ufficio stampa per esempio, perché la parte social secondo me è importante, perché ho dato per scontato che al primo gruppo ne venissero altri dopo, e quindi comunicare agli altri quello che abbiamo fatto. Quindi comunicazione e marketing dell'evento, della costruzione. Un ufficio delle analisi socio-economiche e giuridiche, perché come ha detto prima il collega, ci sono sicuramente delle interazioni con la popolazione del luogo e quindi gestione della forza umana e problemi che possono sorgere. All'interno di questo ufficio ovviamente un commercialista che potesse gestire i vari costi del progetto, e addirittura psicologa e sociologa per quanto riguarda l'accoglienza dei bambini e delle famiglie che venivano a lavorare lì. Linguista ovviamente per comunicare bene con una popolazione straniera, e infine l'ufficio tecnico, non perché fosse meno importante, con dei chimici, degli ingegneri, la costruzione e la verifica di quelle che erano le materie prime e le problematiche anche del territorio. Mi hanno suggerito un rimboschimento ovviamente dopo aver spostato degli alberi per mettere sulla piattaforma, e ovviamente un ufficio acquisti e stoccaggio delle materie prime. Gli alberi sono stati utilizzati per la costruzione, quindi non temete questa cosa, e poi una radio, torre radio ovviamente per le comunicazioni aeree. Questa è stata la nostra struttura di massima. Okay. Grazie, bravi. Mancano due gruppi. Già, è veloci, su. Una, anche tu. Lucia, vieni. Una, viene Lucia. Ah. Una da un lato, una dall'altro. Ah, bene. In alto. Lo vedete? Ottimo. Allora, ciao a tutti, io sono Francesca, il presidente dell'Eli Lab, e vi presento il nostro progetto Polinesia Elite. Molte delle cose che hanno detto i nostri competitors, non le ripeto perché sono lo stesso processo mentale, quello che abbiamo seguito anche noi. Vi volevo solo presentare il nostro gruppo e come siamo organizzati, così sapete a chi rivolgervi se siete interessati al utilizzare il nostro servizio. Allora, abbiamo un ufficio progetti, progettazione ed esecuzione a capo dell'ingegner Christian, che dov'è? Eccolo là, Cristiano, l'ho fatto un po' internazionale, che è il manager di questo ufficio. Dopodiché abbiamo l'ufficio commerciale, la cui manager è Emanuela. Emanuela, eccola là. Dopodiché abbiamo un reparto realizzazione opere, il cui manager è Andrea. Eccolo lì. Dopodiché abbiamo il reparto risorse umane, il cui manager è Fiorella. Eccola qua. E questa riguarda la prima fase di progettazione. Nella seconda fase ci sarà l'ufficio relazioni con i clienti, che sono io, e durante tutto il processo l'ufficio marketing, che si è occupato del marketing iniziale, di quello finale, il cui manager è Alfredo. Basta, la faccio molto Perfetto. Semplice. Bravissimi. Anche tu hai bisogno di una... No. Allora, salve, sono Roberta e vi presento quello che è il nostro progetto. Allora, noi siamo partiti dal presupposto che il nostro progetto
era focalizzato sulla costruzione dell'impianto, quindi anche per il poco tempo non ci siamo focalizzati sulle fasi di pubblicità, marketing, perché sulava da quello, secondo me, che era il nostro compito. Perciò abbiamo fatto una riunione e tramite una sorta di brainstorming ho raccolto i suggerimenti dai miei leader. E quindi siamo arrivati alla costruzione di un percorso a fasi. Nella prima fase abbiamo individuato l'analisi e la scelta del sito, quindi tutte le indagini geotecniche che faranno i nostri esperti ambientali, Carlo e Gian, eccoli lassù. Successivamente, in parallelo, abbiamo la prima fase e abbiamo in questa prima fase in parallelo diverse attività, quindi sia la progettazione architettonica sotto l'egida di Carla e di Flavia, poi la progettazione degli impianti fatti dal nostro ingegnere meccanico Claudio Pascarelli e dal nostro impiantista di fiducia Andrea, e poi abbiamo un'esperta in contratti che si occuperà di tutto quello che riguarda lo studio delle normative locali, e anche per aver approvato il progetto chiaramente, che è la nostra Elisa. Successivamente abbiamo individuato altre due fasi, anzi un'unica fase, altre due attività in parallelo, ovvero tutto quello che riguarda l'approvvigionamento, che insomma è una bella rogna, e l'abbiamo affidato ai nostri ingegneri di fiducia, che sono Noemi e Michele, bravissimi nei rapporti con l'esterno, quindi sapranno farsi valere. E poi abbiamo la fase di tutte le attività relative al disboscamento, insomma, per rendere il sito pronto per l'azione poi della cantieristica, che è affidato alla nostra manager Ilaria. L'ho affidato a lei perché in realtà Ilaria è anche la nostra esperta in lingue, e quindi lei opera trasversalmente laddove ce ne sarà bisogno come interprete, però siccome la fase di sboscamento prevederà poi un team locale per fare questa cosa, abbiamo affidato direttamente a lei la gestione di questa attività. Successivamente c'è la fase 3, in cui vi sono, diciamo, il cuore del progetto, quindi la costruzione affidata al nostro capocantiere ingegnere civile Claudio Sassanelli, e poi abbiamo le prove dei materiali affidate al nostro ingegnere Raffaele, o meglio esperta in beni culturali ma con un dottorato in ingegneria dei materiali, perciò va bene per il compito, quindi prove dei materiali, e infine impiantistica, sempre al nostro impiantista di fiducia Andrea. Infine l'ultima fase è la fase del collaudo, che affidiamo a Raffaella, perché chiaramente chi ha fatto le prove fa anche il collaudo, e facendo i calcoli, diciamo, ci siamo tenuti sui 24 giorni, perché abbiamo detto almeno le domeniche a questi poveri cristiani glieli lasciamo. E niente, siete tutti invitati alla nostra festa di inaugurazione. Grazie. Arrivederci. Bravi, bravissimi tutti. Complimenti. Poi li lasciate i lavori, che dopo li appendiamo. Bravi a tutti. Allora, noi abbiamo girato e abbiamo osservato quelli che erano i vostri lavori. Abbiamo colto qualche particolarità dai vari gruppi. Abbiamo sentito delle frasi che magari ci hanno colpito un po' più, diciamo così, di altre frasi, anche se tutto il lavoro che è stato fatto abbiamo visto comunque è stato molto interessante. Complimenti, perché comunque avete proprio delle potenzialità enormi. Vogliamo dare qualche feedback di qualche frase particolare che abbiamo colto? Aspetta, tieni. Salvatore. Ho avuto modo di seguire un gruppo più di altri. Alcune frasi che mi hanno colpito è: partiamo dalla burocrazia, bisogna fare le gare d'appalto. Al che ho cercato di rimetterli in carreggiata dicendo: ragazzi, è una giungla.
Questo però, secondo me, facendo un'astrazione, si può dire sostanzialmente che viviamo in un mondo dove la burocrazia limita tante volte le opere d'ingegno. Quindi certe volte abbiamo delle idee, ma la burocrazia non ci aiuta, anzi per molti di noi è un ostacolo. Questo si vede in queste parole di tutti i ragazzi. Mi hanno anche detto altre mie colleghe che questo è quanto è stato detto in più di un gruppo solo. Quindi evidentemente dovremmo andare a capire cosa c'è dietro e perché la burocrazia è così complicata. Tra le altre cose invece, un'attenzione quando si parte con un lavoro nel capire chi sono le persone che abbiamo accanto. Questo già a monte, prima. Se io devo discutere con loro, voglio capire chi sono, che esperienza hanno avuto, tre parole fondamentali per raccontarsi. Così so già, diciamo, che peso dare alle loro parole, perché so già che hanno avuto delle esperienze e quindi posso apprezzare meglio più un feedback di un altro, posso valorizzare più una persona di un'altra. E occhio anche a tenere, a informare tutti e far partecipi tutti di questo processo, perché certe volte ci sono delle persone che magari più timide delle altre non intervengono, intervengono meno. Quindi la capacità, credo, del leader, insomma, sto seguendo la lezione con voi oggi, però è quella di coinvolgere tutti e di sentire il feedback di tutti e metterli a fattor comune per poi analizzarli. Di altro, preso appunti con Francesca, mi piace molto il suo approccio, è grandissima e ha fatto una performance fantastica. E occhio anche a Stefano, a Stufano, Paolo, che si trova sull'alto e che dal punto di vista organizzativo l'ho visto operativo a 360 gradi. Quindi complimenti a tutti gli altri anche per le loro performance. Io purtroppo ho seguito solo questa zona, però ho saputo che siete stati grandi anche di qua. Grazie. Passo la parola a Marilu, se vorrà dire qualcosa. Vieni, vieni, vieni. Due approcci differenti da parte di due leader che mi sono saltati all'occhio. Un approccio di un leader che aveva subito la parola pronta, che era il no all'ascolto dell'altro, e un altro invece che mi ha colpito in maniera particolare, che dopo aver assegnato i compiti ai propri collaboratori ha detto: mi fido di voi, ci vediamo tra 10 minuti e il lavoro deve essere pronto. Io penso che essere leader, questo almeno lo apprendo anch'io giorno per giorno, non significa avere lo scettro del potere tra le mani e quindi dare degli ordini o usare la parola no, perché bisogna comunque creare una sorta di empatia con tutti e cercare di ascoltare tutti, perché come diceva Salvatore, quando si lavora in team non bisogna mai escludere nessuno e soprattutto bisogna ascoltare molto anche se non si è d'accordo. E mentre dall'altra parte il mi fido mi ha fatto pensare molto, perché se tutti avessimo un capo, un leader che ci dicesse ogni giorno mi fido di te, forse lavoreremo in maniera diversa. Grazie, grazie. Anch'io ho preso qualche appunto, mi è piaciuta una delle prime frasi che ho sentito, è: ci deve interessare per forza. Interessante questa frase. Domani parleremo di motivazione delle risorse. E ancora, tutti i leader hanno dato una descrizione dell'obiettivo e l'hanno poi condiviso, questo obiettivo? Chiedo. Alzi la mano chi ha condiviso l'obiettivo. O l'ha solo descritto? Che significa condividere? Quindi io descrivo l'obiettivo, dico quello che dobbiamo fare è questo, oppure condivido l'obiettivo e dico quello che dovremmo fare è questo, in che modo potremmo, diciamo così, meglio vederlo dal punto di vista di sottobiettivi, di incentrarlo dal punto di vista di attività che dobbiamo fare insieme, eccetera. L'avete fatto, inizialmente c'è stata una descrizione, quindi quello che dobbiamo fare è questo, punto e basta. Poi dopo invece c'è stato un riprendere l'obiettivo e cercare di condividerlo insieme, cercando anche di andare anche un po', ho scritto oltre l'obiettivo, perché qualcuno ha parlato nel vostro gruppo, tra l'altro, avete parlato di accoglienza. Nell'obiettivo iniziale c'era soltanto il costruire, la seconda parte non era, diciamo così, parte dell'obiettivo del lavoro che doveva essere fatto. Non so se... Ok, parleremo meglio di obiettivi più tardi, così vedremo insieme che cosa significa. Ok.
I leader sono stati, in alcuni casi, sono stati dei leader molto partecipativi. In altri casi ci sono stati dei leader che sono stati più direttivi. In ogni caso ci sono stati dei leader che hanno fatto lavorare anche le altre persone. Ovvero, una volta che hanno individuato i loro manager, hanno fatto sì che questi manager svolgessero da soli delle attività. E il leader dove stava mentre i manager svolgevano le attività? Come? Dite, dite. Dove stavano? Come? Facevano? Da connessione, perfetto. E poi? Supervisione. Motivavano. Come? Motivavano. Supporto. Qualche leader era un po' più operativo? Ok, qualche leader era anche un po' più operativo. Degli altri si occupavano soprattutto di garantire che cosa? Secondo voi un leader garantisce l'efficienza o l'efficacia? Deve garantire sia l'uno che l'altro. E direttamente, diciamo che è anche corretto, e direttamente di che cosa si occupa? Di efficienza. Che cos'è? Prego. No, di entrambe in che senso? Di entrambe nel senso che cioè le due cose non sono disgiunte per raggiungere l'obiettivo. Certo, sono necessarie entrambe. E certo, perché l'obiettivo può essere efficace ma non efficiente in termini tempistici o in termini economici, uh-huh. Ad esempio. Per cui devono essere garantiti entrambi gli aspetti. Ok. Va bene, ritorniamo su questa parte. Qualcun altro? Che cos'è l'efficienza? E che cos'è l'efficacia? Perfetto, l'efficacia è il raggiungimento degli obiettivi. Se io sono un leader e ho dei manager, l'efficacia chi la garantisce? I leader. E i manager che cosa fanno? Come? Certo, assolutamente. Ma spesso il leader è anche manager. Però è importante fare una distinzione tra leadership e management. Quando parliamo di leadership parliamo di una persona che mette in atto le proprie qualità o comunque le proprie competenze, che non è detto che siano innate, perché comunque il leader ci si forma e comunque si cresce, a prescindere da quelle che possono essere le vecchie teorie dei tratti caratteriali delle persone, e mettono in atto appunto queste capacità per raggiungere, per portare gli altri al raggiungimento degli obiettivi. Ecco perché c'è comunque questa visione del collaborativismo, che è giusta. Il leader non arriverà a raggiungere mai un obiettivo da solo. Però l'efficienza è garantita dai manager. Quindi la parte manageriale che ci permette che cosa? Di usare con il minor spreco possibile tutte quelle che sono le risorse temporali, le risorse materiali e le risorse umane. Quindi la differenza sostanziale tra leadership e management è questa. Quindi con una funzione di leadership io garantisco l'efficacia, con una funzione di management io garantisco l'efficienza. Dal punto di vista... Scusate. No, non funziona. Da un punto di vista, diciamo così, dei risultati, io posso dire che management è fare le cose per bene, leadership è fare le cose giuste. Se in quella spedizione per la giungla, nella giungla per costruire quell'eliporto, appunto, un gruppo di persone fossero partite realmente, io avrei avuto una persona che è il leader, che doveva verificare com'era la giungla, che magari ogni tanto si arrampicava su un albero per verificare se tutto il lavoro che si stava facendo dal basso, che poi quello che è stato fatto anche nei gruppi, portava nella direzione giusta. Al leader spetta questo compito,
è il compito fondamentale di verificare che tutti gli sforzi dell'organizzazione stiano andando verso l'obiettivo. Questo è uno sforzo enorme, che soltanto una persona che ha anche chiarezza della, diciamo, complessità del sistema, ma soprattutto del lavoro che tutte le altre componenti e tutti i gruppi avete suddiviso il lavoro in fasi, avete suddiviso il lavoro in sottogruppi, viene fatto, venga fatto correttamente. Venga fatto correttamente semplicemente dal punto di vista del sto seguendo la giusta direzione. Perché altrimenti mi potrei trovare a fare degli sforzi enormi e poi alla fine di quei 30 giorni non raggiungere l'obiettivo. I miei lavoratori hanno lavorato? Sì, tutti. Tanto? Tantissimo. Bene? Benissimo. Ciascuno per le proprie competenze ha fatto tutto quello che poteva fare. Abbiamo raggiunto l'obiettivo? No. Perché? Perché non abbiamo monitorato se effettivamente andavamo verso la direzione giusta. Siete d'accordo con questa visione? Questa è, diciamo così, e anche dal nostro punto di vista, se noi vogliamo vedere anche la questione dal punto di vista di una leadership individuale, anche noi tutti i giorni svolgiamo N attività nella creazione di impresa, nel, diciamo così, nello sviluppo personale, e ogni tanto sarebbe importante, e gestiamo nel modo migliore quelle che sono le nostre risorse, ogni tanto sarebbe importante che ci fermassimo e ci chiedessimo: sto andando nella giusta direzione? E allora che cosa, quali sono, diciamo così, le competenze di un leader, della leadership, proprio della leadership, e quali sono le competenze proprie del management? Le competenze proprie della leadership sono quelle che sono appunto legate alla visione. La prima competenza fondamentale è definire la mission. E una mission definita naturalmente dal solo leader è abbastanza, diciamo così, scarna di significato per l'organizzazione spesso. Anche la mission si costruisce insieme, quindi questo approccio del giustamente il leader non fa da solo è assolutamente necessario, però il leader deve essere sempre colui che prende le redini. E allora faremo un esercizio sulla costruzione della mission e vedremo insieme una delle modalità attraverso le quali si può appunto arrivare a costruire una mission. Stabilire gli obiettivi e condividerli. Nello stabilire gli obiettivi, il leader, avendo appunto ben chiara quella che è la direzione verso la quale l'organizzazione, verso la quale l'impresa, verso la quale le persone si devono muovere, andrà naturalmente a condividere con le persone l'obiettivo, definendolo in modalità tale che sia considerabile l'allenabilità dello stesso, il raggiungimento dello stesso. Spesso gli obiettivi che ci prefiggiamo, che si prefiggono le organizzazioni, semplicemente non sono raggiunti perché non erano stati formulati correttamente. Perché già nella loro appunto formulazione, magari dall'unico punto di vista, che era il punto di vista del leader, non teneva in considerazione la realizzabilità dello stesso, con dei parametri ben specifici che devono essere invece tenuti sotto controllo e che magari non erano a conoscenza dello stesso leader. Costruire la bussola. Quindi costruire una bussola che ci permetta appunto di orientarci nello spazio, nel tempo, nel mercato, e naturalmente andare a verificare costantemente che questa rotta sia giusta. Quindi questo aspetto di fare continui anche, di ritagliarsi continui momenti con i propri manager per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, sono tutte cose molto importanti che avete evidenziato. Ci sono dei momenti nei quali, in una delle presentazioni che avete fatto, il leader ha cominciato con io ed è passato poi al noi. Ci sono dei momenti in cui il leader si prende la responsabilità di dire io e dei momenti in cui allarga quell'io al noi. E naturalmente tutti quei momenti nei quali appunto si prende la responsabilità agisce in modo proattivo, perché agire proattivamente significa agire in modo responsabile, scegliendo quella che è la posizione nella quale ci si trova.
Nel management, naturalmente, rientrano gli obiettivi di gestione delle risorse, che abbiamo detto essere di tre tipologie: fisiche, finanziarie e umane. Dal punto di vista delle risorse fisiche, andremo a vedere domani la gestione del tempo, e quindi riprenderemo anche un po' alcune particolarità che sono emerse anche da questa piccola esercitazione. E dal punto di vista delle risorse umane parleremo più tardi, parleremo di una tecnica di gestione delle risorse umane, faremo anche una piccola esercitazione. Quando parliamo di definizione della mission, qualcuno di voi ha già avviato una startup? A parte Salvatore? Ok, uno, due, tre. Un'associazione, perfetto. Avete definito la leader, la mission? Ok. Come l'avete definita, posso chiedervi? Ah sì, scusate, grazie che me lo ricordate. Grazie. Ho cercato di capire quale fosse, diciamo, lo scopo di esistenza, diciamo, proprio di quell'attività, cioè quale problema andava a risolvere, trattandosi, diciamo, di una startup che va a collocarsi, diciamo, in una nicchia di mercato, quindi c'era da capire quale problema andare a risolvere. Quindi semplicemente per la mission ho cercato di capire, ok, cosa stiamo andando a risolvere. Ok, quindi sei partito dal mercato, dal problema. Ok. Sì, è chiaramente un problema che poi è sentito da una parte di mercato, quindi sì. Ok. Però prima di mercato forse mi piace personalmente, poi non lo so, parlare di risolvere un problema. Ok, poi. Grazie. Prego. Volete dire? L'associazione. Sì, l'associazione. Sì. Io con delle amiche abbiamo fondato un'associazione di promozione sociale e ci occupiamo di mobilità internazionale per i giovani, scambi interculturali e questi. Anche noi siamo partite, diciamo, un po' dall'esigenza personale di metterci in gioco, perché avevamo tutto un background simile in questo contesto, e dare anche un'opportunità, vista la mancanza sul territorio, della conoscenza di queste opportunità, quindi... Abbiamo fatto questo, abbiamo ragionato diversi mesi insieme, anche solo per lo statuto stesso, per avere una vision. Uh-huh. Una mission. Questo. Grazie. Chi era l'altra persona? Diciamo che io sono entrato già a progetto avviato, la cosa era più o meno definita, però era sostanzialmente la costituzione di una casa editrice digitale, quindi... diciamo gli schemi di mercato c'erano già, nel senso li avevano già definiti i fondatori, però sostanzialmente come inserirsi su un mercato di nicchia e come, diciamo, distinguersi all'interno di questo mercato che era, diciamo, è abbastanza saturo, ecco. Quindi focalizzando dei quid in più rispetto alla concorrenza e sostanzialmente, diciamo, che è stato questo il lavoro che abbiamo fatto, ecco. Ok, quindi sempre comunque un orientamento ok. Tu vuoi dirci qualcosa? L'ultima esperienza l'abbiamo vissuta supportando l'associazione Innovars, che racchiude tutti gli spin-off, nel definire la mission e proporsi. L'avventura è stata: mettiamoci nei panni di chi siamo noi, perché a questo progetto abbiamo partecipato 8 ragazzi, i miei colleghi del master. Chi siamo noi? Che cosa vorremmo che ci fosse all'interno di questa associazione? Quali sono i servizi nuovi? Chi sono i clienti e che servizi possiamo offrire loro? I nostri manager apprezzano, diciamo, la mission, c'è condivisione con loro, quindi abbiamo
lavorato insieme con raccolta di parole chiave. Abbiamo definito dei concetti, delle frasi compiute e le abbiamo condivise poi con il management, che ha scelto tra le varie opzioni e in alcuni casi anche hanno apportato dei contributi. Quindi questo è stato un percorso, ci abbiamo messo un paio di giorni, però alla fine questo percorso è stato condiviso sia dalle persone che sono più operative, noi ragazzi del master, sia dal management. Quindi la condivisione a più livelli? Sì. Ok. Ok, grazie. Alcuni considerano la mission delle aziende come l'atto costitutivo dell'azienda stessa. È come se fosse la costituzione fondante dell'azienda. È importante capire qual è il punto di partenza per andare a delineare anche la modalità attraverso la quale gli sforzi vanno poi ad irradiarsi. Ci sono delle aziende che nascono con il centro nella concorrenza, delle altre aziende che nascono con il centro in quelli che sono degli ideali, altre dei problemi, eccetera. Che cosa succede se ad un certo punto, ad esempio, la concorrenza cambia completamente rotta? O cosa succede se quel problema ad un certo punto non esiste più? Che cosa dovrebbe fare quell'azienda? Cambiare, rivedere quella che è la propria mission. Allora, è importante definire una mission e condividerla anche a vari livelli dell'organizzazione e tenerla sempre presente, ma anche aggiornarla di volta in volta, partendo da quelli che sono i principi, da quelli che sono i valori che le persone che fanno parte dell'azienda a tutti i livelli condividono. In questo modo si andrà a costituire un'azienda che raggiungerà gli obiettivi con una modalità molto più ecologica nel senso di compatibile con quella che è la personalità di ciascuno dei membri. E ognuno dei membri di questa organizzazione non farà sforzi perché si sentirà completamente dentro l'organizzazione stessa. Una delle metodiche, diciamo così, per costruire la mission, è la mission, oltre che le aziende, sarebbe bene che la andassero a scrivere anche proprio le persone. Cioè la propria mission, non so se qualcuno di voi ha mai pensato di costruire la propria mission in termini di, appunto, come professionista, come lavoratore, che cosa sono io, quali sono i miei valori, quali sono i miei principi, come anche, diciamo così, persona, a prescindere dall'ambiente lavorativo. Qualcuno ci ha mai pensato? Sì, ok, qualcuno sì. C'è una metodica che io adesso vi volevo appunto trasmettere per fare questo, che è parti dalla fine. Allora, immaginiamo, e vi chiedo di prendere carta e penna, e faremo questo piccolo lavoro con un momento in individuale e dei confronti poi in piccoli gruppi. Faremo dei gruppi un po' più... Sì, abbiamo carta e penna per chi non avesse a disposizione. Qualcuno serve? Allora, magari se vi distribuite, sì, un po' di fogli. Sì? Ok. Di là qualcun altro? Sì, sì. Sì, sì.
sono le 5, facciamo questa cosa e poi facciamo una pausa, sì. Ok, ci siete? Avete tutti penna, carta? Ok. Allora. È il 2017. Avete fondato la vostra azienda e siete leader del settore nel quale appunto avete deciso di svolgere la vostra attività. Vi invitano ad un convegno e in questo convegno vi premieranno perché siete appunto la persona che in quell'anno ha raggiunto questi risultati fantastici. Ci saranno delle persone che saranno invitate a parlare a questa premiazione e voi andate lì molto, diciamo così, molto agitate. Cominceranno a parlare nell'ordine il vostro compagno, la vostra compagna. Parleranno anche i vostri collaboratori. Parlerà uno dei manager che ha seguito insieme a voi l'avvio della vostra azienda, parleranno di voi le rappresentanze delle istituzioni. Ora vi chiedo di scrivere che cosa diranno queste persone di voi. Esatto, sì, sì, sì. Ricapitolando, come? No, no. Ci prendiamo 10 minuti di tempo, allora scrivete le cose essenziali naturalmente, cioè questo è un lavoro che si fa in tanto tempo, adesso cerchiamo di cominciare un lavoro, facciamo un incipit, non riusciremo, un tweet appunto, non riusciremo a concludere questo lavoro. Io per costruire la mia missione personale ho impiegato 1 mese e mezzo e poi la rivedo periodicamente, ogni tanto l'aggiusto naturalmente, però ce l'ho incorniciata e ogni tanto la leggo per ricordarmi quelle che sono le cose importanti per me nella mia professione. Quindi, dicevamo, alla premiazione ci sarà il vostro compagno, quindi una persona che parlerà di voi dal punto di vista della famiglia. Ci sarà qualcuno dei vostri collaboratori che dirà qualcosa di voi relativamente al vostro essere il loro capo. Ci sarà qualcuno che è il vostro, diciamo così, compagno o compagna di avventura, colui che è o colei con il quale avete cominciato questa avventura imprenditoriale. Un socio. E ci sarà, come volete, e ci saranno delle rappresentanze di istituzioni. No, per ognuno cercate di scrivere qualcosa relativamente appunto, che cosa diranno di voi? Che cosa diranno di voi queste persone? Ognuna di queste persone. Vi chiedo di farlo individualmente, vi do 10 minuti di tempo per fare questo lavoro individuale. Scrivete. Ognuno ha il proprio stile, quindi alcuni scriveranno delle parole chiave, alcuni scriveranno una frase, ognuno farà a modo suo e farà naturalmente bene. È un incipit, ripeto. Poi faremo una piccola condivisione nei piccoli gruppi. Naturalmente queste cose poi non le condivideremo in plenaria per mancanza di tempo, però intanto fatelo dal punto di vista individuale, prego. Può essere.
Il compagno magari dice non è detto. Via il tempo. È come se fosse un socio e una persona alla quale invece, diciamo, do indicazioni nello svolgimento dell'attività, comunque sono il suo superiore. Arriva. Il compagno d'avventura sono i soci? Sì. Ok. E il collaboratore? L'istituzione? No, il collaboratore è il lavoratore che svolge un'attività per me. Vecchio sottoposto. Ma io non ho compreso bene. E per avere un'indicazione, questa azienda di cosa si dovrebbe occupare? Non ci importa di che cosa si occuperà. Cioè, noi dobbiamo dare un'opinione sulle capacità professionali. Che cosa volete che si dica di voi? Del vostro lavoro? Infatti.
Ok, purtroppo non abbiamo tanto tempo da poter dedicare a questo esercizio. Com'è andata? Un po' difficile, è vero, non è facile. Quando si fa per costruire la leadership personale, per andare a descrivere quella che è la propria missione personale, ci si immagina il proprio funerale. E quando lo faccio nei corsi di formazione non c'è una persona che non pianga, perché comunque è forte emotivamente una cosa del genere. Dal punto di vista anche lavorativo, se appunto avrete modo di dedicare del tempo, di investire del tempo in questa cosa, vi accorgerete di quanto magari potranno variare le vostre scelte relativamente a quelli che possono essere i collaboratori con i quali, oppure il proprio socio con il quale andare a fondare questa impresa, o come potranno cambiare magari quelli che sono le vostre posizioni. Poi naturalmente ogni missione varia in funzione anche di quello che è l'evoluzione della persona, ecco perché è importante che ogni tanto è l'evoluzione del mercato, è l'evoluzione dell'azienda, è importante che ogni tanto si vada a rivedere, a ridiscutere, ed è fondamentale che una volta che riportate i punti, individuatela una persona che può essere un vostro collega, un vostro amico, con la quale andare a discutere dei punti che avete individuato. Quando li discutete, notate dentro di voi l'emozione dove nasce. Laddove l'emozione nasce più forte, state toccando quelli che sono dei valori profondi per voi, che faranno da caposaldo alla vostra azienda e che non potranno smuovervi, a prescindere da come andranno le situazioni del mercato. E se nel vostro sviluppo personale e professionale quei capisaldi li manterrete sempre veramente fermi e avrete l'accortezza di considerarli come veramente quello che è il faro verso il quale puntate sempre e comunque, vi accorgerete che a prescindere da quelli che potranno essere le oscillazioni del mercato, voi resterete saldi. Magari? In alcuni casi può anche succedere questo. Magari si potrà fallire. Ci sono state delle società che hanno deciso piuttosto che di fallire. Sono state poi delle persone che hanno fondato altro, piuttosto che piegarsi magari ad una situazione che non era ecologica per loro. Quanto è importante mantenere l'integrità anche nel mondo professionale e quanto tra l'altro questo vi accorgerete, qualcuno di voi si è già accorto, è premiante, è fortemente premiante. Poi ci potranno essere i pirati del mercato, che saranno persone senza scrupolo, che comunque riusciranno a conquistare una fetta di mercato e in quel momento ad accantonarvi, non sarete più voi i leader, però voi resterete saldi. E comunque magari quelli ad un certo punto verranno spazzati via, voi continuerete a resistere. Io direi di fare 15 minuti di pausa. Ok? E poi ricominciamo.